Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super G di Prima Mattina. Oggi, dopo la rassegna stampa, verrà a trovarci in studio il presidente dell'Ater di Teramo, Maria Ceci. Ma cominciamo con la rassegna stampa e andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dai quotidiani locali, Il Centro, Il Messaggero e La Città. E cominciamo con il quotidiano Il Centro. Vediamo subito la prima pagina. Vaccini già tocca ai quarantenni. Abruzzo, prenotazioni da lunedì. La regione accoglie l'invito del commissario Figliolo. Gli sviluppi dell'epidemia e record di guariti e per la seconda volta niente vittime. Aziende, come pagare meno tasse. Oggi il centro pubblica la guida per gli sgravi fiscali grazie agli investimenti. Mappa dei casi, 19 comuni sono ancora a rischio, leggeremo tra breve quali sono. I numeri in città e in provincia, la prima dose ad un terzo dei teramani, dunque il 37% dei teramani ha ricevuto già la prima dose di vaccino. Teramo, la testimonianza, noi infermiere e la nostra lotta contro il Covid. Ieri si è celebrata la giornata internazionale dell'infermiere. Lutto a Teramo, muore Shaman, lo sport in lutto, il suo nome legato alla pallamano e alla ginnastica, lavorava come tecnico al comune di Teramo. Montorio, addio alla storica parrucchiera, aveva 83 anni, nel salone in centro, mezzo secolo di storia. Gli sviluppi del coronavirus in Abruzzo, nuova mappa dei contagi, 19 comuni ancora a rischio. Nell'ordine, Lanciano, L'Aquila e Celano restano osservati speciali tra i centri più grandi e tra i piccoli spiccano Archi e Castellafiume. I dati migliori si registrano a Pescara e a Chieti. Zero morti alla seconda volta, il virus ieri non ha fatto alcuna vittima, è l'effetto della campagna vaccinale sugli anziani. L'Abruzzo si difende, vaccina gli over 40, si parte già da lunedì, subito le prenotazioni. La regione accoglie l'invito di Figliolo. I nuovi aiuti all'Abruzzo, tasse, così le aziende possono risparmiare. Serve investire su ricerca e innovazione. Ecco tutte le agevolazioni previste, sono centinaia le piccole, medie e grandi imprese regionali interessate. Personale scuola, domani la scadenza, posti per ausiliari, tecnici e amministrativi, le domande da presentare in via telematica. I posti di lavoro, concorsi per diplomati, la regione fa assunzioni, le occasioni sono 7, si cercano collaboratori informatici e amministrativi, domande da presentare non oltre il 28 di maggio. E poi la lotteria degli scontrini, oggi vincitore, attesa per l'estrazione del gioco anticrisi, in palio 10 premi da 100.000 euro. Coronavirus, cambiano le regole da regione e governo, c'è l'ok ai parametri, la priorità è dare un impulso alle riaperture del turismo e come vedevamo anche poco fa, vaccini, Figliuolo mette il turbo alle regioni, il commissario detta i tempi del piano confortato dalla curva, intanto l'EMA rassicura su Pfizer, il richiamo può essere prorogato. Alta tensione in Medio Oriente, guerra senza sosta, nessuna tregua, Israele annuncia che andrà avanti finché sarà necessario e non basta il coronavirus a questo mondo. Evidentemente continuano le guerre, adesso le notizie dalla provincia di Teramo, la situazione in provincia, vaccinato un teramano su 3, somministrate 146.000 dosi, il direttore sanitario Brucchi, abbiamo dei numeri che sono superiori alla media nazionale, scendono i ricoveri, 60 di cui 3 in rianimazione, a giorni sarà chiuso l'ospedale e Covid di Giulianova, dunque la situazione migliora anche in provincia di Teramo. La testimonianza, come dicevamo ieri, è stata celebrata la giornata internazionale degli infermieri, l'infermiera simbolo, lottato in reparto e poi da contagiata, ha assistito i malati fin dai primi ricoveri dell'emergenza, poi è risultata positiva, costretta a 50 giorni in isolamento, l'infermiera che parla è Federica Delli Compagni. E intanto nel parco fluviale è stato inaugurato il giardino intitolato a Nightingale, che sarebbe la fondatrice della professione infermieristica moderna. Rosario per un mese contro il virus, Sant'Egidio è una delle iniziative del parroco dell'unico centro in provincia di Teramo ancora in zona rossa.
Lutto in città, muore a 58 anni Sciaman, ha dedicato la vita allo sport, storico dipendente dell'ufficio tecnico del comune, fino all'ultimo ha lottato contro la malattia, il suo nome legato alla pallamano e alla ginnastica artistica. Canaletti del CONI ha fatto tanto e i funerali di Mimmo Sciaman verranno celebrati oggi al Duomo di Teramo alle 15:30. Falso allarme, bomba nel liceo, sgomberate le due sedi dello scientifico dopo la telefonata anonima. Arrivano anche gli artificieri e i cani antiesplosivi. Materna di Colle Atterrato che al progetto riparte l'opera Cavallari, scuola finita in tempi brevi. Muore storica parrucchiera nel suo salone 50 anni di storia, Montorio, addio all'83enne Anita Formicone, aveva studiato da acconciatrice a Milano e poi era tornata nella sua cittadina per lavorare insieme ai fratelli che facevano i barbieri. In tanti per l'ultimo saluto a Di Lodovico, abbellanti funerali del 91enne imprenditore che aveva costruito un impero in Venezuela. Inaugurata la nuova palestra scolastica donata agli Alpini, una tendostruttura a Castelnuovo. E per quanto riguarda l'Università di Teramo, l'orientamento riprenderà anche in presenza. Ad Alba Adriatica, questo è il secondo anno senza lo storico evento, parliamo del carnevale estivo che salta ancora. L'assessore Cicchetti, non possiamo rischiare, al suo posto almeno due concerti di grande richiamo in piazza ad agosto. Tortoreto, strisce blu attive dal 15 giugno, tariffe invariate per i parcheggi a pagamento della Riviera, esenzione anche per le auto elettriche. Martinsicuro, bando per il recupero della casa cantoniera, colonnella via alla nascita della protezione civile. A Giulianova, strisce blu, bando del comune per trovare una nuova società. Prevista la sostituzione di tutti i parcometri e l'utilizzo dei lavoratori della Giulianova Patrimonio. L'affidamento da giugno a dicembre. Gli introiti nel piano di risanamento della municipalizzata. In Viale dello Splendore è riaperta la biblioteca regionale. L'assessore Da Mario, un segnale di attenzione a questa città. A Roseto Palasport il bando slitta ancora, in corsa anche la società di basket. Il comune sposta a fine mese la scadenza per la partecipazione alla gara per l'affidamento ai privati. Prevista una gestione di 15 anni per un canone complessivo di quasi mezzo milione di euro. Sempre Roseto, Lega, cardinali fuori dai tavoli, trattative per il voto. La consigliera regionale dice: se fossi stata un uomo sarei stata scelta. A Pineto la sabbia della foce del Calvano per il ripascimento della spiaggia, eliminati i massi per proteggere dalle mareggiate e ruspe al lavoro per i primi interventi. Sopralluogo dell'assessore dell'Orletta, subito 1000 metri cubi per ripristinare l'arenile eroso. Silvi, ponte di legno, parte la messa in sicurezza. Il vice sindaco Valloscura annuncia tutto dovrà essere finito entro il mese di giugno. Intanto a Pineto torna la gara internazionale di mountain bike. È tutto per le notizie dalla provincia di Teramo. Adesso leggiamo le principali notizie pubblicate dal quotidiano Il Centro che arrivano dalle altre province abruzzesi. Iniziamo con quella di Pescara. Ai Colli il progetto prende forma. A metà giugno apre McDonald's. Ci sono 40 nuovi posti di lavoro. A Montesilvano il rilancio della città, tocco nel 2022, bandiera blu anche a Montesilvano. All'Aquila le spine della viabilità, dossi, asfalto e sfalcio dell'erba, traffico paralizzato su due statali. A Chieti il caso del giorno, c'è uno scontro istituzionale sui vaccini, code e polemiche, il prefetto attacca i politici e dice da loro solo chiacchiere. Per quanto riguarda lo sport, andiamo a vedere le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo. Intanto ricordiamo che vediamo il giro, ci sono state diverse cadute da paura al giro, titola Il Centro con una coda polemica, la volata in Corona Evan, e ricordiamo che il giro sarà a Notaresco, il Giro d'Italia proprio domani. Il Pescara retrocesso in Serie C, contratti pesanti, fardello da 4 milioni, il presidente Sebastiani vuole mandare via 10 biancazzurri. Per quanto riguarda
riguarda il calcio a 5, l'acqua e sapone KO, qualificazione rimandata. Il bilancio di fine stagione del Teramo a Rigoni indica la strada. Teramo, serve continuità. Il capitano parla del futuro. Spero si riparta da questo gruppo e da Mister Paci. La nostra annata è stata da 7, ma resta il rammarico per i troppi punti persi. L'eccellenza, Lanciano travolto e abbandonato, futuro a rischio. L'Avezzano vince 5-0. Società assente. Di Pasquale, senza garanzie, non giochiamo più. LND, archiviate le accuse di Rodomonti ad Ortolano e Memmo. Ieri ci sono stati dei recuperi nel girone F per quanto riguarda la Serie D. Dico subito alla regia di preparare il servizio sul Notaresco, che è tornato alla vittoria, ma leggiamo i titoli per quanto riguarda anche le altre gare che sono state recuperate ieri. La Vastese cade all'Aragona, stangata del giudice sportivo. I biancorossi sconfitti in casa dal Castelfidardo. Non basta il gol sul rigore di Martiniello. Rissa nel derby con il Notaresco. Campo squalificato e un turno di ammenda alla società. La gara è finita 1-2 ed ecco il Notaresco che rilancia la volata per la C. Montegiorgio KO, campo basso, adesso è a meno 3, la gara è finita 2-1. Nella foto vediamo il vice allenatore Matteo Falasca, che ieri ha preso il posto di Massimo Epifani, che dopo gli scontri di Vasto ha avuto 15 giorni di prognosi, dunque non può sedere in panchina. I rossoblù si rialzano con i gol di Montuori e Dos Santos. Il vice allenatore Falasca: crederci fino alla fine. Noi adesso andiamo a vedere proprio il servizio sulla gara vinta ieri dal Notaresco contro il Montegiorgio. A distanza di quasi un mese, l'ultima il 14 aprile contro il Castelnuovo, il Notaresco torna a vincere e si riporta tre lunghezze dalla capolista Campobasso. Considerando anche la sospensione di 2 settimane del campionato, la squadra del presidente Di Giovanni archivia nel migliore dei modi una settimana che ha visto le 2 sconfitte contro Pineto e Vastese, oltre all'increscioso episodio nel post-gara di Vasto che ha visto coinvolto, suo malgrado, il tecnico Massimo Epifani. Per l'occasione sostituito in panchina dal vice Falasca. Diversi i cambi operati rispetto allo schieramento base. Dal primo minuto si rivedono Ghiani, Dos Santos, Massarotti, Mancini e Paganin. Panchina per Frulla, Olcese e Palumbo. Senza contare le assenze di Colombatti, Bianciardi, Marcelli e Banegas, ai quali si è aggiunta quella di Blando. Dall'altra parte auto lo squalificato Perini, mister Mengo deve fare a meno anche di Cuccù e del portiere Gagliardini. Dopo appena 8 giri di lancette, doppia occasione per i rossoblù. Sulla spizzata di Speranza però prima Dos Santos e poi Mancini non riescono da pochi passi a trafiggere Zizzania. Il Montegiorgio si conferma squadra ostica e con una buona organizzazione di gioco. Al 23esimo è Pampano dalla distanza a scheggiare la parte alta della traversa. Al 32esimo invece è costretto al primo cambio il Notaresco, alza bandiera bianca a Capitan Speranza, in campo Montuori. Al 34esimo sugli sviluppi di angolo è Paganin ad impensierire l'estremo ospite. Prima del riposo però sono i marchigiani a sfiorare la marcatura in 2 circostanze. Al 37esimo con Misin dal limite ed al 39esimo al termine di un'azione manovrata con Zancocchia. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla ripresa, che per i primi minuti vede il Montegiorgio esprimersi al meglio. Nello spazio di 2 minuti infatti è l'11 di Mengo a creare un doppio pericolo. Al 6° è attento Sciba sul fendente di Pampano, 120 secondi più tardi lo stesso numero 7 sulla sinistra crea scompiglio e sul suo tiro è Lupole a non arrivare ad un soffio sul secondo palo, palla gol clamorosa. Pian piano però i rossoblù di casa tornano a spingere, dal 21esimo passano, tutto nasce da un'azione d'angolo, la parabola di Acquadro trova pronto Montuori che beffa Zizzania con un tocco morbido e perfetto al tempo stesso. Grande gioia per il difensore centrale al suo primo centro stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco cresce di intensità e dal 30esimo trova anche il raddoppio, il neoentrato Frulla recupera un pallone in pressing e lo cede a Dos Santos che fa qualche metro e scaglia una saetta che si infila alla destra del portiere marchigiano. 2-0, settimo gol in campionato per l'attaccante brasiliano. Passata la mezz'ora è ancora il bomber Carioca a sfiorare la marcatura su cross di Ghiani, palla alta di poco dopo un'uscita non impeccabile del numero 1 ospite. Al 38esimo invece, subito dopo essere uscito dal campo, Lupoli si vede mostrare il rosso dal direttore di gara dopo un battibecco con la panchina di casa. Montegiorgio che non molla comunque fino alla fine e dal 48esimo infatti accorcia le distanze per merito del neoentrato Santoro che da pochi passi beffa Sciba.
e l'ultima emozione del match con il notaresco che festeggia la 16ª vittoria stagionale ed inizia già a pensare alla sfida di domenica contro il Cinzia Albalonga, sempre al Savini. Sempre per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, il basket di A2, la seconda fase, Lux una resa senza condizioni, non c'è partita contro Verona, pesano le assenze e l'infortunio di Meluzzi, domenica c'è Treviglio, la gara è finita 84-49. Serie B, Biancazzurri verso i playoff, Roseto, Pastore torna in gruppo, la Rennova prepara i playout. Pallavolo Serie B, playoff promozione, impianti Teramo KO in casa, la Rabona vince a Corridogna. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal Messaggero. Vaccini agli over 50, si inizia dal 20 maggio la somministrazione delle dosi, in agenda le prenotazioni per gli over 40, si va di corsa verso il traguardo di agosto quando dovrebbe scattare l'immunità di gregge. A Chieti, abusi sessuali sui baby atleti, terza condanna per l'allenatore. Vaccini, la regione decide per la prenotazione over 40, il generale Figliuolo vuole aprire da lunedì, l'ultima parola all'unità di crisi prevista oggi. Attivi team mobili allestiti dalla difesa, somministrazione agli ultra ottantenni. Pescara, riaprire le naiadi, il comune incalza la regione. All'Aquila, immobili strategici in cambio di case equivalenti e New Town. Per quanto riguarda Chieti, abusi sessuali sui baby e atleti, terza condanna per il mister baseball, sempre più nei guai, l'ex coach Riccardo Furgiele, molestie negli spogliatoi e durante gli allenamenti. Teramo, vaccinazioni dal 29 agosto, scatta l'immunità di gregge. Brucchi, abbiamo sempre inoculato con numeri superiori al target dato da Figliuolo. In arrivo 22.000 dosi di Pfizer e una consegna straordinaria di AstraZeneca. Il lutto, addio all'ex azzurro Domenico Sciamanna, morto dopo una lunga malattia a 58 anni. Aveva giocato con la nazionale di pallamano e oggi pomeriggio alle 3:30 al Duomo ci sarà il funerale. Allarme e bomba allo scientifico, evacuati 700 alunni, la preside, scherzo di pessimo gusto, specie in questo periodo, indagini sull'autore del gesto. Il giallo, i consulenti, Giulia uccisa altrove. Gli esperti italo-americani della M-Team stanno fornendo nuove prove per la riapertura delle indagini. I resti della di Sabatino dilaniati da una lama rotante tipo di una metitrebbia oppure di un trituratore di rifiuti. La sosta a pagamento, e siamo a Giulianova, la sosta a pagamento gestita da un privato, lascia la Giulianova Patrimonio, entra una ditta specializzata nel settore. Roseto, il caso, anziana prenota il vaccino, assegnato il centro di Montefino o Prato La Peligna, la 77enne, non posso andare a 100 km di distanza, sono malata. L'unica colpa della donna è di non essersi registrata quando era stata aperta la sua classe di età. Per lo sport, il calcio, Pescara, riforma per tornare in B, sovraffollamento di top club nel girone meridionale della C, ma cambia il format. Per il futsal, Acqua e Sapone, brutta figura in gara 2 KO a Catania. Teramo, Iachini saluta i ragazzi con rimpianto, il capitano Arrigoni racconta, a Palermo si poteva fare meglio, a Santoro ho detto di non volerlo ritrovare, merita grandi club. Serie D, Montuori e Dos Santos, gol, il notaresco si riscatta 2-1, battuto il Monte Giorgio, finalmente un successo dopo gli ultimi passi falsi. Vastese, scivolone in casa con il Castelfidardo, la gara finisce 1-2. Ed è tutto anche per quanto riguarda le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano Il Messaggero. Adesso andiamo a leggere insieme la città. L'Abruzzo azzera i decessi più ricoveri. Giù i ricoveri, contestualmente continuano a scendere i ricoveri che passano dai 279 di ieri ai 270 di oggi. Ben 562 sono i guariti. Attualità, riaperture, brevetti, turismo, matrimoni e vaccini. Il Premier Draghi durante il Question Time alla Camera fa chiarezza su alcune questioni nevralgiche del Paese.
Attualità 783 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, l'84% è plastiche. Tra questi rifiuti si trovano frequentemente anche i guanti monouso e le mascherine. Andiamo a leggere le notizie che arrivano dalla regione. Tennis di alto livello per rilanciare l'immagine turistica dell'Abruzzo, in programma 4 tornei. Parte oggi all'Aquila il circuito I Love Abruzzo. Covid, l'Abruzzo azzera i decessi, giù i ricoveri, contestualmente continuano a scendere i ricoveri che passano dai 279 ai 270, tanti guariti nelle ultime ore, ben 562. Mariani chiede alla maggioranza che sia discusso in consiglio il piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese. E poi la cerimonia che si è svolta ieri a Teramo, intitolata un'area del parco fluviale a Florence Nightingale. La giornata dell'infermiere nell'anno del Covid, sotto quella targa i bambini giocheranno e forse impareranno, si ispireranno per il loro futuro. A Teramo somministrate oltre 146.000 dosi di vaccino, aperta la prenotazione vaccinale per gli over 50, il 20 maggio ci sarà la prima somministrazione immunità di gregge entro fine agosto. Open house in presenza per l'Università di Teramo, dunque si comincia a tornare in presenza anche all'Unite. C'è una bomba all'Einstein, ma non era vero. L'allarme Ordigno fa scattare le procedure di sicurezza nella scuola, impegnando forze dell'ordine, vigili del fuoco e anche gli artificieri. Teramo piange la scomparsa di Mimmo Sciamanna, campione di vita e di sport. Il cordoglio che sale dal web, il dolore dei colleghi, la camera ardente allestita nella chiesa di San Bartolomeo. La terribile malattia lo ha portato via dopo una battaglia durissima che non gli ha dato scampo. Il campione, volto noto in più di un ambiente cittadino, a cominciare da quello sportivo. Tornano le giornate del FAI, il 15 e 16 maggio, visite al Palazzo di Governo di Teramo. Dal ministro Orlando via libera al piano di riordino CPI regionali quaresimali. Si tratta di un primo e fondamentale passo per avviare il riordino e il potenziamento dei centri per l'impiego. Nel 2019 in provincia di Teramo 854 incidenti stradali con 17 morti, 65 ciclisti coinvolti nel 5,1% dei sinistri totali. Giulianova, ospedale, nuova sala d'attesa per il reparto analisi. Costantini, proseguiamo con gli interventi concreti per ridare vita al Maria Santissimo dello Splendore. Domani intanto taglio del nastro per la stanza degli abbracci. Roseto, tacchetti sulle comunali, no ad un PD isolato. O si fa una coalizione di centrosinistra o mi faccio da parte. Di Girolamo è lui il candidato del partito. Val Vibrata, Veco e ATR accomunate da un unico destino, cassa integrazione per entrambe le aziende vibratiane che danno lavoro a tante migliaia di persone in tutta la vallata. Per quanto riguarda le notizie dalle altre province abruzzesi sulla città, NAS in RSA Abruzzo, personale non vaccinato in 7 casi su 23. Ancora città, l'Aquila, vittima di omofobia, muore senza veder concluso il suo processo. Ad Avezzano tutti uniti e compatti per la salvaguardia dei tribunali dei minori. Chieti, 4 giorni dedicati ai vaccini per gli over 70 e sono più di 10.000 le dosi di vaccino Pfizer nei vari centri della provincia di Chieti. Cultura, omaggio a Dante alla poesia europea del Novecento, evento online della Fondazione Aria dedicato alle scuole di Pescara e provincia in diretta Facebook e anche in diretta su YouTube. Per quanto riguarda lo sport, il Teramo a Rigoni, suggerisco la continuità. Il capitano biancorosso si dice soddisfatto del suo campionato sognando la Serie B. Al Teramo dice do un bel 7.
Giro d'Italia, 4 giorni di show per il weekend. Rosa, la corsa ciclistica ritorna in Abruzzo con le sedi di tappa di Notaresco, Castel di Sangro, Campofelice e L'Aquila. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina. Adesso le previsioni del tempo, poi una breve pausa e poi incontreremo il presidente dell'Ater di Teramo, Maria Ceci. Buongiorno amici di Super J. Dopo il passaggio del fronte perturbato che ha spazzato via il caldo dei giorni scorsi sulla penisola, ma più in generale in tutta l'Europa, una circolazione ciclonica pilotata da una profonda depressione sulla Gran Bretagna favorisce instabilità pomeridiana in tutto il vecchio continente ed anche in Italia. Domani giungerà da occidente un nuovo fronte perturbato che causerà altro maltempo in buona parte della penisola. Soltanto per domenica il tempo potrebbe tornare ad essere soleggiato o poco nuvoloso un po' ovunque. In Abruzzo ci attende una giornata soleggiata con poche nuvole al mattino, ma con nuvolosità in rapido aumento nelle ore centrali del giorno sui rilievi, con possibili temporali sui monti in estensione sulle zone limitrofe. La ventilazione sarà moderata sui monti e debole altrove del quadrante occidentale ed il mare quasi calmo. Le temperature rimarranno stazionarie su valori leggermente inferiori a quelle che sono le medie del periodo, massime comprese tra 15 e 21 gradi e minime della prossima notte tra 5 e 13 gradi. Un saluto da Marco. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il presidente dell'Ater di Teramo, Maria Ceci. Buongiorno dottoressa, bentornata nei nostri studi. Intanto come sta? Bene, grazie. Bene. Allora, l'Ater sta lavorando su più fronti. Qualche giorno fa c'è stata una conferenza stampa per annunciare la consegna delle chiavi a 18 famiglie. Per la verità, qualche giorno fa le chiavi sono state consegnate a 6 famiglie, alle altre 6 verranno consegnate tra qualche giorno, dicevamo comunque complessivamente alle 18 famiglie del secondo bando del comune di Teramo. Dunque si lavora su più fronti, la consegna delle case agli sfollati, i cantieri per la ricostruzione. E le progettazioni, perché c'è una buona notizia, l'Ater in totale ha 61 immobili danneggiati dal terremoto. Questo sì. È il quadro generale, andiamo per ordine e partiamo dalle chiavi. Sì, in questi giorni infatti, appunto come lei ha anticipato, abbiamo consegnato ulteriori abitazioni che rientrano nel secondo bando curato dal Comune di Teramo. Il primo bando è stato appunto avviato e già completato nel corso dell'anno 2020, quindi questo secondo bando si pone proprio in continuità con la prima assegnazione. Questo rientra nel più ampio progetto appunto dell'Ater, che è quello dell'acquisizione delle unità immobiliari da destinare alla temporanea sistemazione di quanti sono ancora fuori dalle abitazioni. L'Ater infatti sin dal 2019, da quando appunto si è insediata la nuova governance e con questo appunto da me presieduta e con i consiglieri Cauti ed Angelini che formano appunto il consiglio d'amministrazione, sin appunto dicevo dal 2019 abbiamo avviato appunto l'acquisizione delle unità abitative destinate alla temporanea sistemazione di quanti ancora sono fuori dalle abitazioni. E tra l'altro ci ha tenuto in conferenza stampa a ribadire case che vengono assegnate per breve tempo, sì, per una temporanea sistemazione, perché l'obiettivo dell'Ater ovviamente è quello di ricostruire, però ecco, intanto questo è il momento, sì, in cui c'è stata la consegna simbolica ad uno una delle 18 famiglie. Alla conferenza c'erano anche il sindaco di Teramo, ovviamente, sì, l'assessore Quaresimale, l'assessore comunale Maranella, sì. Questo perché appunto sono abitazioni acquistate con fondi regionali, appunto sono state prima individuati gli immobili dalla Protezione Civile, poi è intervenuta l'Ater per perfezionare proprio le acquisizioni delle unità immobiliari. Ad oggi abbiamo acquisito 163 unità immobiliari, ripeto, sono destinate alla temporanea sistemazione, quindi temporanea sistemazione nell'attesa della ricostruzione delle abitazioni.
per quanto riguarda il comune di Teramo sono 85 le abitazioni che abbiamo messo a disposizione del sindaco. Infatti appunto il comune di Teramo ha già curato i primi due bandi. Si va verso un terzo, il primo per 50 unità abitative, il secondo per 18 unità abitative, per cui adesso si farà un terzo bando per appunto per tutte le altre abitazioni che restano. Sì. Si farete delle valutazioni anche? Sicuramente, ecco, d'intesa appunto con il sindaco, vedremo quella che è la necessità e poi di lì si farà un punto per capire anche se è necessario procedere ad ulteriori acquisizioni da parte dell'ATER, perché sono appunto abitazioni di proprietà dell'ATER che vengono messe a disposizione dei sindaci e di tutta la provincia. Io adesso parlavo di Teramo perché in questi giorni abbiamo curato appunto il bando predisposto dal comune di Teramo. Ma sono 163 per tutta la provincia. Sono tante, è stata fatta appunto una scelta ben precisa, che è quella sia di arricchire il patrimonio immobiliare dell'ATER e soprattutto quello di andare incontro alle esigenze di quanti appunto per via del sisma erano e sono ancora fuori dalle abitazioni. Allora, per quanto riguarda queste case, le hanno anche chiesto in conferenza stampa l'altro giorno, quando tutto sarà finito, si spera presto, perché poi tra breve ci farà anche un punto della situazione per quanto riguarda la ricostruzione, perché ci sono dati incoraggianti sull'ATER di Teramo. Alcuni colleghi le hanno chiesto, ma queste case, quando sarà tutto ricostruito e dunque tutti gli inquilini rientreranno nelle loro abitazioni, che fine faranno? Guardi, questa domanda mi è stata posta anche ieri pomeriggio in seno all'osservatorio, che sono tante, sull'emergenza 163 abitativa. Case. È chiaro che per l'ATER l'obiettivo è quello di poterle mettere a disposizione dei sindaci in futuro per sopperire all'emergenza abitativa. Perché l'emergenza abitativa è diversa, esiste sempre, però è un'altra cosa. È un'altra cosa che non va confusa con l'emergenza abitativa post-terremoto. Esatto, post-terremoto e quindi tempo. E queste sono abitazioni attualmente con una destinazione ben precisa, che è quella di andare a appunto a garantire una temporanea sistemazione a coloro che hanno l'immobile danneggiato da sisma. Diversa è l'emergenza abitativa generale. È chiaro la sua domanda. Quale cosa prevediamo poi in futuro? È chiaro che l'obiettivo di ATER è quello appunto poi in futuro di poterle destinare ad edilizia sociale, quindi di poterle destinare all'emergenza abitativa generale. E sarebbe una bella boccata d'ossigeno. Sicuramente, anche perché lei consideri che sono abitazioni nuove, possono più o meno piacere, insomma, però sono abitazioni nuove, quindi metterle a disposizione dei sindaci sicuramente è un'azione che consente agli stessi, che consentirebbe agli stessi sindaci di poter andare a sopperire all'emergenza abitativa generale. Cosa vi hanno detto, cosa vi dicono queste persone che ricevono le chiavi e che passano da una situazione di disagio? Molti erano ancora negli alberghi ad una casa vera e propria, anche se non è la loro casa. Cosa ci dicono? È chiaro che per loro è importante rientrare nelle loro abitazioni, quindi ci sollecitano a procedere nella ricostruzione, a far sì che loro magari, ecco, possano rientrare in quell'abitazione che è stata lesionata dal terremoto, dal sisma del 2016. È chiaro comunque che intanto è sempre una sistemazione che, seppur temporanea, più dignitosa rispetto ad un albergo, rispetto ad una ad qualsiasi altro tipo di sistemazione. Si faceva anche un altro ragionamento sempre in conferenza stampa qualche giorno fa, ovvero, e se dovesse succedere che una famiglia si trova bene in questa casa e magari dice all'ATER: Noi vogliamo, anche da un punto di vista sociale, magari perché vengono inseriti in contesti diversi rispetto a quelli dove vivevano prima, e vengono all'ATER e dicono: guardi dottoressa, noi ci troviamo bene nella casa sostitutiva, ci piacerebbe restare lì. È una cosa possibile? Un discorso che prendete in considerazione? Questa è un'altra ipotesi che stiamo appunto sempre valutando, ma non possiamo deciderla adesso, perché ripeto, adesso sono abitazioni che hanno una determinata destinazione. C'è un vincolo di destinazione su questi immobili e il vincolo appunto è quello che abbiamo appena però detto. Però il lavoro dell'ATER è di carattere sociale. Il lavoro dell'ATER è di carattere sociale, quindi è chiaro che tra i nostri obiettivi c'è anche quello di assecondare delle eventuali richieste da parte di chi
un giorno ci dovrebbe, magari ci potrebbe dire che ha volontà di restare in quell'abitazione. È chiaro che la scelta non è così semplice, noi non l'ATER non ha tutto questo potere di decidere chi far stare in una determinata abitazione. Ci sono dei procedimenti da rispettare, ci sono delle graduatorie che non vengono stilate dall'ATER. Quindi, insomma, voglio dire, quando si parla di richieste, la richiesta e l'istanza del singolo deve sempre essere un'istanza che poi deve trovare il rispetto di norme, di procedimenti. E non è solo l'ATER dunque a dover decidere. Per il momento però l'ATER sta consegnando le case, l'ATER a breve immagino l'ATER che verranno consegnate tutte. L'ATER aveva un obiettivo tutte, che era cioè quello di acquisire nella disponibilità patrimoniale, quindi nel proprio patrimonio queste abitazioni e poi metterle a disposizione dei sindaci. Questo percorso è stato fatto, lo stiamo facendo, per cui noi siamo in linea con quello che era il nostro obiettivo di governance, acquisizione e disponibilità ai sindaci per una temporanea sistemazione di quanti appunto sono fuori dalle abitazioni. Per cui ecco, per noi questa è già una soddisfazione, quella di seguire questo percorso. Capitolo ricostruzione. Sì, c'è da dire molto. Allora, intanto sono sei i cantieri avviati. Intanto sono sei cantieri avviati, sì, lo abbiamo detto anche in questi giorni, si è parlato tanto appunto di ordinanza, l'ordinanza del commissario è stata appunto presentata sabato scorso e la ricostruzione è sicuramente il tema più importante, ma anche l'acquisizione delle abitazioni va collocato sempre nel più ampio discorso della ricostruzione, del sisma, perché noi abbiamo acquisito queste abitazioni proprio perché c'è stato un terremoto, certo, perché c'è stato il sisma. La ricostruzione è una ricostruzione impegnativa perché parliamo di 61 edifici danneggiati dal sisma. Su tutta la provincia. Su tutta la provincia 61 edifici. Parliamo di un numero elevato su Teramo di circa 30 edifici. Soprattutto la zona di Collaterrato. Soprattutto la zona di Collaterrato. Noi già ieri mattina abbiamo fatto un primo incontro anche con il subcommissario che è il nostro referente adesso proprio per la piena attuazione dell'ordinanza, quell'ordinanza di cui si è parlato sabato, che è finalizzata proprio a snellire i procedimenti, si inserisce proprio nella semplificazione degli atti amministrativi, nella cosiddetta sburocratizzazione, infatti sono previsti proprio dei tempi e dei termini più brevi. È chiaro, l'ATER ha già svolto tutta la prima fase che era quella dell'affidamento delle progettazioni. Lo abbiamo fatto avevamo un cronoprogramma il 31 marzo, abbiamo rispettato quel cronoprogramma e il 90% degli affidamenti di progettazione è stata curata. Adesso appunto la seconda fase, che è quella dell'affidamento, quindi dell'avvio concreto dei lavori, è la fase più complessa. È complessa anche per un altro motivo, perché adesso iniziano anche a rientrare i primi progetti all'ATER e da questi progetti in alcune situazioni c'è anche il rischio, se di rischio si può parlare, ma vediamolo in positivo, di demolizione di alcuni immobili. La demolizione perché è più semplice in quei casi demolire. Forse anche più economico. Ed è anche per garantire una maggiore sicurezza. Perché ci sono anche delle case che sono messe veramente male. Però lei deve capisca quando è proprio complicato poi procedere anche adesso decidere sulle demolizioni, parlare anche con le famiglie che prima vivevano in queste abitazioni. Però insomma, immagino che lo capiranno, insomma lo vedono anche loro se la loro casa è ridotta veramente male, perché alcune case in particolare sono state fortemente danneggiate. C'è un messaggio per lei. Buongiorno, sì. Presidente, siamo in classe B a Collaterrato Alto in via Elio De Cupis. Quando possiamo rientrare? Quando iniziano i lavori? Grazie. Buongiorno. In parte il Presidente l'ha già spiegata qual è la situazione al momento per la ricostruzione. Allora, per quanto riguarda la classe B o classe E, anche ieri infatti ne stavamo parlando, non c'è una differenza, nel senso che l'ATER adesso ha
avviato tutta la progettazione a prescindere dalla tipologia di classificazione. Gli unici edifici che sono ancora in fase appunto di avvio, per i quali ancora deve essere avviata proprio la progettazione, soltanto per gli edifici misti. Quando parlo di edifici misti mi riferisco agli edifici in cui la proprietà è sia di ATER e dei privati, quindi lì è un po' più complesso. Per quanto riguarda invece appunto gli altri edifici, in questo caso via De Cupis, noi prevediamo, adesso stiamo nell'affidamento appunto della progettazione, stiamo dando anche dei termini insomma anche in quel caso stringenti, per cui subito dopo, se non ci sono problemi in sede di progettazione, perché insomma ecco, la progettazione può anche far emergere delle problematiche, noi anche lì prevediamo insomma subito dopo il progetto l'avvio dei lavori. Anche per questi. Quali tempi state tentando di darvi? C'è un altro messaggio. Buongiorno, mi auguro che sul cartello di uno dei fabbricati collaterrato dove c'è scritto sgombro invece di sgombero sia stata apportata una correzione, ancora meglio eliminato, lo dice Carlo. Guardi, io sinceramente per il principio di continuità amministrativa ho trovato quel cartello e quel appunto cartello. In applicazione del principio di continuità quel ho preferito lasciarlo, anche perché è il cartello che segna un periodo sicuramente, quindi è proprio il momento in cui c'è stato il sisma, per cui immagino che se quello è stato, se c'era un errore e se non credo che sia così rilevante rispetto a tutta l'attività che deve essere svolta. Anche perché chi lo legge capisce di cosa parliamo. No, ma soprattutto chi lo legge capisce anche magari il gran lavoro e nell'immediatezza appunto del sisma, quello che poteva insomma, io ripeto, sono stati non c'ero, dei ma momenti immagino, drammatici. Noi abbiamo raccontato quei momenti, abbiamo raccontato altri momenti e stiamo raccontando questi che sono momenti più di speranza sicuramente. Sì, esatto. Mi sono persa, cosa le stavo chiedendo? Ah, della tempistica. L'ATER è avanti perché su tutte 61 le case, come lei ci ha detto, almeno c'è la parte burocratica che è stata avviata, se non addirittura i cantieri la parte, aperti. Allora, parte burocratica, oddio, adesso dire parte burocratica, allora il procedimento amministrativo, il procedimento è tutta burocrazia fino al rientro, fino al come li alla possiamo ricostruzione, definire? È soltanto la prima fase che è quella dell'affidamento della progettazione. Sono tutti i progetti in fase di svolgimento, più o meno, insomma, parliamo del 90%, il 90% è già in fase di appunto di progettazione. Dopo questa fase, quindi c'è la fase in cui viene rimesso il progetto e subito dopo si parte con la fase dell'affidamento dei lavori e quindi del cantiere. Dunque i tempi saranno relativamente brevi. Insomma, guardi, perché io pronunciarmi adesso così sulla brevità dei tempi mi sembra troppo insomma complicato. Veramente eccessivo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo adesso anche appunto d'intesa sia con il commissario Legnini, con la regione Abruzzo, con i nostri assessori di riferimento, con l'assessore Quaresimale, insomma ce la stiamo veramente mettendo tutta proprio per cercare di completare la ricostruzione. Come dicevamo, sono arrivate di recente anche due ordinanze importantissime proprio per accelerare la ricostruzione, che danno maggiori poteri al sindaco e al presidente dell'ATER, si chiamano ordinanza Teramo e ordinanza ATER, sono state presentate ufficialmente proprio da Legnini sabato, per cui insomma anche questo è uno strumento ulteriore per accelerare i tempi. Sì, anche quello infatti è un ottimo strumento, anche perché consente all'ATER di poter fare ricorso a delle figure esterne, che sono appunto la figura del responsabile unico del procedimento, quello che appunto chiamiamo il famoso RUP, e perché l'ATER ha una struttura che è dotata soltanto di un dirigente, parlo dell'ufficio tecnico, di un dirigente e di due funzionari, per cui penso che sia chiaro che la necessità di fare ricorso anche a delle figure esterne. Al momento lo abbiamo fatto avvalendoci di supporti RUP. Sono stati, nel corso dell'anno abbiamo fatto una manifestazione di interesse, sono stati nominati 6 supporti a RUP, 6 professionalità molto importanti, anche loro sono stati appunto e sono molto importanti proprio nell'operazione di ricostruzione, in questa progettualità della ricostruzione.
E adesso, appunto, ripeto, già ieri c'è stato il primo incontro con il subcommissario, poi ci siamo sentiti anche io e il sindaco D'Alberto, proprio perché, come diceva lei, due sono le ordinanze, l'ordinanza Teramo e l'ordinanza Ater. Queste due ordinanze che ci consentono quindi, ecco, di fare ricorso sicuramente allo snellimento dei procedimenti. Adesso, dopo questa prima riunione, c'è già una tempistica stringente, che è quella che entro lunedì dobbiamo già presentare un cronoprogramma, soprattutto quasi rappresentare l'esigenza in merito proprio alle figure esterne di cui avvalerci. Molti hanno notato il giorno della presentazione, rispetto anche a quello che sta realmente accadendo, il giorno della presentazione di queste due ordinanze, un aspetto... anche questo rilevante, che di fronte a questa problematica non è stato dato peso per niente all'aspetto politico, al colore politico, perché su quel tavolo, il giorno della presentazione di queste due ordinanze, insomma, c'erano dal centrodestra al centrosinistra tutte amministrazioni di vario colore, non parlo ovviamente dell'Ater, ma ovviamente c'era la Regione, c'era Legnini, c'era il sindaco di Teramo, tutti i colori, chiamiamoli così, diversi. Insomma, di fronte a questo dramma della ricostruzione, siete stati bravi tutti, insomma, a non rendere la ricostruzione un, tra virgolette, campo di battaglia politica. Guardi, se infatti è stata veramente un'azione sinergica fra tutti noi. Noi in questi ultimi due mesi ci siamo sentiti tanto, sia io, il sindaco, il commissario, la Regione, e quindi... Queste sono proprio le immagini, sì, relative. E devo dire che appunto questo nel risultato è proprio quello che è stato presentato sabato. Cioè, è stata una forte intesa, la consapevolezza da parte di tutti di voler procedere appunto alla ricostruzione. Adesso è giunto proprio il momento di concludere appunto tutto il discorso ricostruzione. Eravamo lì proprio perché abbiamo lavorato tutti in sinergia, con unità di intenti, e le ordinanze sono state proprio il frutto di uno stretto confronto fra tutti noi, e con l'ufficio speciale per la ricostruzione, con il dottor Rivera. Infatti, c'è stata, c'era anche, sì, il dottor era Rivera, presente, ma c'erano perché proprio tutti, è stato, insomma, anche, non mancava davvero, sì, nessuno. Eravamo la squadra della ricostruzione, c'era tutta, sia i tecnici che i politici. Sì, ma noi, ecco, tutti coloro che in questo periodo sono stati insieme, si sono sentiti, ci siamo incontrati, abbiamo condiviso anche i contenuti, ognuno per la propria competenza, ognuno per la propria esigenza. Soprattutto, ecco, alla fine è risultato che i due soggetti attuatori sono il Comune di Teramo e l'Ater, quindi è stato consacrato anche questo, quindi riconoscere il soggetto attuatore era prima ed è rimasto soggetto attuatore, quindi soltanto conferimento della possibilità di fare ricorso ai procedimenti in deroga. Ci sono anche, non abbiamo parlato dei fondi, ci sono diversi fondi, insomma, per la ricostruzione. Fondi, anche quel giorno è stato fatto il punto della situazione. Sì, i fondi già, appunto, già erano state, già c'erano delle noti, assegnazioni, insomma, sì. Adesso un'ulteriore apertura, nel senso che nei casi in cui c'è una necessità, si ravvisa la necessità di dover fare ricorso ad un'integrazione ad ulteriori fondi, questo ci è stato garantito. Anche perché già, per quanto riguarda il Comune, già il sindaco annunciò l'ulteriore finanziamento dedicato ad una scuola a Teramo La Molinari, che nel pacchetto iniziale credo 9 milioni non c'erano, e questo poi questa è di competenza del Comune, sindaco, però per dire, insomma, la dottoressa intendeva proprio questo, c'è, cioè, un'ulteriore apertura su eventuali fonti aggiuntivi per abitazioni nel caso dell'Ater, oppure opere pubbliche, perché per quanto riguarda il Comune di Teramo, l'ordinanza Teramo, sì, è legata al, ma tutto, anche, insomma, la terra è pubblico, questa parliamo di ricostruzione pubblica, c'erano questi 9 milioni in più per la scuola Molinari. Questo è un esempio pratico, sì, di, sì, quello, infatti, che dicevamo. Ce ne parlava il sindaco. Quando c'è, sì, proprio, sì, bisogno di un'integrazione, se, di fondi, l'integrazione, c'è la disponibilità. Se documentata, se rilevata, se, sì, giustificata, è, sì, chiaro che può essere che l'integrazione ci è stata garantita. Il presupposto naturalmente è sempre la documentazione. Certo. Il presupposto è che ce ne sia effettivamente la necessità. Parliamo di denaro pubblico. Assolutamente. Quindi, sì. Dottoressa Ceci, questo è il capitolo ricostruzione, capitolo assegnazioni, sì, case post terremoto, ma per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione dell'Ater?
va avanti anche l'ordinaria amministrazione, anche se non se ne parla, però. Anche l'ordinaria amministrazione va avanti, è chiaro, non ne parliamo perché insomma quella è ordinaria amministrazione, ma non soltanto questo, anche tutto il discorso dell'efficientamento del patrimonio dell'ATER. Abbiamo avviato infatti già tutta l'analisi del patrimonio proprio per verificare quali sono le effettive esigenze, ma soprattutto quali sono gli immobili sui quali intervenire, anche se anche questo è un altro obiettivo sfidante, perché abbiamo pensato di e stiamo cercando di riqualificare l'intero patrimonio sì. ATER. Lei ci diceva che, leggiamo un altro messaggio, dottoressa Ceci, si occupi pure degli alloggi ATER a Teramo, dove avete iniziato dei lavori no sisma con l'atterrato basso da secoli mai terminati, e magari sarebbe il caso di convenire con il comune la predisposizione di alcuni necessari parcheggi per disabili su strade di vostra proprietà. Sì. Quali sono si riferisce ai nuovi appartamenti? Con l'atterrato basso? Credo di sì, forse, perché lì stiamo per completare dei lavori. Magari se ci specifica la via qual è, però il discorso lo stavamo facendo adesso. Purtroppo la straordinaria amministrazione, insomma, ha superato in questo momento l'ordinaria amministrazione. Che sia dove siamo stati vicino al parcheggio via Giovanni XXIII, perché lì stiamo per completare appunto. Tra l'altro, una parte del cantiere fu smontato proprio qualche tempo fa, restituendo quella piazzola destinata a parcheggio proprio all'utilizzo dei residenti. Dunque, i lavori già allora. Il presidente dell'ATER annunciò che sarebbero finiti a breve, intanto è stato smontato parte del cantiere. Sì, ma io penso che sia quello. Servizio. Buongiorno, complimenti alla dottoressa, persona molto capace, tutto il resto è noia. Per fortuna, grazie. Come dicevamo, presidente, l'ATER, ma la sottoscritta se lo ricorda da una vita, in caso di demolizione del palazzo, che fine faranno i mobili degli appartamenti? No, ma in questi casi ci sentiamo prima, verifichiamo appunto proprio per i traslochi, insomma. Non è nel momento in cui si decide la demolizione, la prima cosa che appunto va fatta è parlare quella con di i proprietari, insomma, aprire l'interlocuzione immediata, proprio immediata, questa è una cosa che ho già detto lì in sede, è proprio quella di procedere proprio ad un confronto con i nostri inquilini. Qualche idea di quali sono i palazzi da abbattere più o meno? Sì, perché i danni li non sapete, è un'idea, cioè. Purtroppo non è un'idea, in alcuni casi sono delle progettazioni che stanno già rientrando, però poi insomma ecco, ne parleremo prima con... Mi riferivo a via Giovanni XXIII, senza parcheggio disabili. Allora sì, lì intanto, come dicevamo, quell'area è stata restituita a parcheggio e dunque le auto, le vedo io quotidianamente, sono parcheggiate lì. Magari per i parcheggi, per quanto riguarda i parcheggi dei disabili, basta, non so se è di competenza. Per quanto riguarda i parcheggi, cioè la segnaletica. Non è di competenza nostra, però per quanto riguarda invece i lavori, quindi avevo capito bene, lì stiamo appunto, stiamo per completare il cantiere. E così poi possiamo rimettere quelle unità abitative al sindaco. Stavamo dicendo che l'ATER è un ente un po' strategico, no? E attraverso l'ATER tutti i presidenti commissari che si sono susseguiti negli anni, glielo dicevo per esperienza personale, sono sottoposti a complimenti, sì, ma molto spesso anche a critiche, perché insomma è un ente che si occupa di un settore importante da un punto, in questo momento ci sono tanti soldi, c'è la ricostruzione che è importante, ma come più volte ricorda anche lei, è soprattutto l'aspetto sociale, insomma l'ATER ha a che fare con persone che possono avere delle difficoltà, con i problemi abitativi che è proprio una piaga nazionale, non riguarda solo Teramo, anzi ci sono realtà decisamente messe peggio di noi. È un ruolo complesso, più che altro, complesso perché sono tanti gli aspetti che vanno, che devono essere tenuti sotto controllo, però nel momento in cui si accetta l'incarico si sa che è così. E certo. Si ha la consapevolezza si prende i meriti che ci sono e ce ne saranno, ce ne saranno tanti, ma anche insomma eventuali critiche. Perché... Ma le critiche ci sono sempre, chiaro, sono inevitabili quando si lavora.
L'importante secondo me è lavorare, l'importante poi è chiaro, sono anche ruoli politici, per cui è chiaro sì che ci possono essere critiche anche. Il pacchetto nel momento in cui si prende c'è tutto, la nomina, si prende tutto. Il presidente dell'Ater non ha timore di portarlo avanti nel bene e nel male. Si sta portando avanti. Quindi quello per me è importante, l'importante è concretizzare quelli che appunto sono gli obiettivi, portarli avanti, dare concretezza all'azione, avere la consapevolezza che ci sono tante persone che aspettano delle risposte, che da questo ruolo poi discendono appunto delle risposte e dei bisogni concreti. Quindi avere la consapevolezza del bisogno concreto di tanti è sicuramente di stimolo per realizzare il proprio ruolo, la propria funzione. Allora, noi ci salutiamo ricordando che a giorni verranno consegnate le altre sei consegnate, allora, 12, noi 12 avevamo, chiavi delle 18. Anche lì avevamo detto che entro il 10, entro la prima decade, avremmo convocato tutti e così abbiamo fatto. Poi ci sono state delle persone che ci hanno chiesto di poter, insomma, che per esigenze personali potevano venire non prima del 20 maggio, per cui l'ultima consegna ci sarà il 20 maggio. Per andare incontro alle esigenze però delle famiglie che riceveranno l'appartamento, certo. E non è altrimenti l'Ater entro il 10 avrebbe consegnato. Noi nel momento in cui abbiamo ricevuto la graduatoria abbiamo predisposto gli atti, abbiamo fatto una verifica appunto degli immobili, e per cui l'Ater era già nella condizione di poter consegnare effettivamente, però sempre con lo spirito di andare incontro alle esigenze dei nostri inquilini, e quindi non solo dei nostri inquilini in questo caso, ma anche di coloro che sono stati individuati quali aventi diritto da parte del comune di Teramo. In quel caso noi appunto adesso attendiamo il 20 maggio. Bene, noi ci salutiamo qui. Io ringrazio il presidente dell'Ater di Teramo, Maria Ceci, lascio al suo lavoro perché, come ci ha spiegato, ogni giorno è pieno di impegni, tanto, di incontri, anche di decisioni. Così. Va bene, assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, grazie. Così. Grazie a lei. Grazie a Maria Ceci, presidente dell'Ater di Teramo, grazie a Gianluca Iezzoni in regia, grazie a voi per l'attenzione e buona giornata.